questo vuole essere un dialogo. E te dialogo? Dove possono trovare spazio sia le domande di quelli che hanno già iniziato. Я вопрос. Я не поняла, где я сейчас подойду. Я просто не поняла, куда я. Ah, Ira тоже, anche Ira con noi. Ah, dai. Però allora mettetela qua, Ira, perché sennò. Allora fermiamoci un attimo. Niente, fermiamoci un attimo. Mi sto sto io. Ferma un attimo. Perché non aveva capito dove eravamo. Vabbè. Intanto così, siccome nonostante la forma così piacevole e conviviale, bisogna rimanere molto uccisi. Perché in un momento abbastanza compatto, scusate, ma se non vi concentrate non ci saltiamo fuori. In un momento comunque compatto, non dimentichiamoci che abbiamo una lezione alle 3 e almeno un attimo bisogna riposarsi. Bisogna che ciascuno riesca a porre la questione, una la questione che uno sente principale per potersi o lanciare o comunque continuare il lavoro con gli studenti, sperimentazione didattica con gli studenti. Quindi adesso mentre aspettiamo l'Irina è un tempo di pensiero. Cos'è il B? Non ride. Io e lei intanto mangiamo. Infatti. Esatto. Povere. Non mangiamo. Ok. Possiamo iniziare da qualsiasi punto. Можно начать с любой точки. Vai. No, io volevo dire questa cosa. Я хотела сказать следующее. Nella sperimentazione delle nostre va bene la sperimentazione ecco, magari scusate, abbiamo solo l'attenzione di un minimissimo contestualizzare, perché Давайте c'è chi non sa proprio nulla. In cui ho portato la mia classe, classe terza, ok, con cui avevo fatto un Я работала несколько месяцев in classe. Во время занятий. Puoi parlare un pochettino più forte? Sì, sì, sì. Lavoro per alcuni mesi in classe. Ecco. Con questa con questi ragazzi. Settimi, ribattami. Il lavoro in classe per me. Работа во время занятий с моей точки зрения. È andato molto bene. Было очень хорошо, прошло очень хорошо. E cioè, ho visto che stanno proprio in modo libero, ecco, volevo fare questa premessa, la scelta di fare questo lavoro. Lavoro con Tatiana Casacchina. Sui romanzi di Dostoevskij. Nasce da una risposta libera dei ragazzi. Rождается от свободного ответа детей. Sì, perché all'inizio dell'anno pongo proprio la domanda. Cosa da io va prospiamo? A tutta la classe, poi ne parlo anche con i genitori. Sei gruppi e poi mi riesce a parlare con i genitori. Ok, al consiglio. Un va время собрания с родителями. Allora, ecco, ritorno al lavoro svolto in classe. Che sto работе, который мы проделали. È stato molto positivo. Занятия. Для меня это было очень положительный момент. Perché avevo molti ragazzi chiusi, среди моих детей были такие очень закрытые дети, апатичи, очень апатические. Sì. E ho visto я заметила, leggendo, что пока мы читали, di volta in volta le cose, каждый раз читали, e chiedendo тексты, che
mentre leggevano ponessero delle domande. Я постоянно спрашивала, ну их как-то звала, чтобы они сами задавали вопросы во время чтения. Ecco. Ho visto che sono venute fuori delle discussioni. Я заметила, как рождаются диалоги, дискуссии. In una classe in cui non c'era mai nessuno di discussione. В группе, где раньше никогда не было никакого повода для дискуссии, для диалога. Ora faccio solo un esempio di un tema delle notti bianche. Сейчас я примеры по поводу великих ночей. In cui hanno discusso. Одна тема, по поводу которого они очень много разговаривали. Quale genere d'amore какого рода любви prova Настенька какой род любви Настя испытывает per il sognatore к мечтателю. Ecco. Ora tutto questo lavoro è stato molto positivo. Questa работа была очень положительная. Perché ha portato alcuni потому что некоторые confrontarsi in modo personale нашли до личного con il общения с текстом. Quando siamo arrivati alla conferenza di Modena, когда мы дошли до момента конференции в Модене, e io avevo scelto tra i loro conti scritti una relazione. Я среди их письменных работ выбрала один доклад. Ho visto che erano tutti erano al contrario. Я видела, что наоборот, в том моменте они очень боялись, они очень закрылись. Molto timiditi. Perciò, fatta la relazione. И поэтому больше закрада. Per loro era tutto. Все было уже сделано. Tanta paura, tanta sicurezza. Потому что они очень боялись и были как-то стеснялись. Sì. E anche Tatiana. No, ma perché c'erano tante persone, tanti ragazzi, per grazie. Loro il vero timore è la presenza dei loro... Там были, что они боялись, то, что там очень много других ребят, других школьников, для них проблема это вот это присутствие их ровесников. Ecco. E allora, io volevo chiedere... Я хотела спрашивать... Nonostante che siano tornati dalla conferenza, несмотря на то, что они вернулись из конференции счастливы, soprattutto per quello che avevano detto alcuni altri studenti nelle loro relazioni. Особенно благодаря тому, что они услышали от других докладов, других студентов, школьников. Mi sono chiesta. Я все равно себе спрашиваю. Quale può essere, diciamo così, la pista di ricerca la strada perché anche la conferenza для того чтобы и конференция и сама конференция sia un momento стала momento свободным моментом come quello равно как del lavoro in classe то что происходит во время работы в занятиях это мой вопрос. Для меня это тоже большой вопрос. Anche per me questa è una grande domanda. Я думаю, что в каком-то смысле это как минимум очень трудно сделать. E penso che sia una cosa come minimo molto difficile da fare. Потому что все-таки в классе это люди, которые знают друг друга долго. Perché la classe è un luogo dove le persone si conoscono da tanto tempo. В классе вы долго работаете вместе. Nella classe per tanto tempo lavorate insieme. И в классе еще за счет вот этой совместной работы каждый другому открывается. E proprio grazie a questo lavoro comune nella classe ognuno si scopre davanti all'altro, ognuno scopre l'altro. На конференции они попадают в ситуацию. Loro si trovano in una situazione. Когда, во-первых, они выбраны из всего класса. Dove innanzitutto loro sono scelti, sono alcuni della classe. То есть на них дополнительно какая-то большая ответственность. Per cui hanno su di sé una grande responsabilità. Какое-то такое давление, да, вот una... такое представительство от класса. Pressione, il fatto di essere i rappresentanti della classe. Во-вторых, они имеют дело с незнакомыми им людьми. Poi hanno a che fare con persone che non conoscono. Вот. Там сидят и незнакомые взрослые, и незнакомые дети. Sono
sono seduti davanti a loro sia degli adulti che non conoscono, sia dei ragazzi che non conoscono. Это ещё одно огромное вот такое вот давление, да? И это un aspetto di pressione. Вот. То есть давайте мы просто смиримся с тем фактом, что это два разных вида работы. Quindi dobbiamo semplicemente rapacificarci col fatto che sono due modi diversi di lavorare. То есть, можно было бы сделать общение вот этих разных из разных мест прибывших ребят почти таким же, как общение в классе. Cioè, si potrebbe rendere il rapporto tra queste persone che vengono da posti diversi quasi uguale al rapporto che si crea in una classe. Но это не формат конференции однодневной. Ma questo non può essere il formato di una conferenza di un giorno. Это формат какой-нибудь летней школы для детей. È il formato, ad esempio, di una summer school per i ragazzi. Вот. То есть поэтому, если мы все-таки останемся в том формате, в каком мы сейчас, per cui se noi rimaniamo in quel formato che abbiamo adesso, то нам надо как бы смириться с тем, что это другой тип работы. Allora dobbiamo proprio rapacificarci col fatto che è un altro tipo di lavoro. Я думаю, что в каком-то смысле он не менее важный. Io penso che in un certo senso non sia meno importante. Потому что это способность. Perché è la capacità. Остаться как бы со своими дорогими сердцу вещами, которые ты нашел и изложил в докладе. Di rimanere con quelle cose che al tuo cuore sono care e che tu hai messo giù nel tuo intervento. А перед лицом повышенного давления и повышенной ответственности. Davanti a una situazione di pressione non solita e di una elevata responsabilità. И при этом не свалиться, так сказать, в идею смотрите на меня все, да? E cercare di non cadere nella idea di guardate tutti me. Вот, вместо того, чтобы сказать, смотрите, что я вам принес. Anziché dire, guardate cosa vi sto portando. Вот. Okay. Я думаю, что единственный способ, как всегда, okay. сделать... Угу. Io penso che, come al solito, l'unico modo... Как всегда, сделать этот формат понятным для учеников. Come al solito, l'unico modo per rendere questo formato comprensibile per gli studenti. Это проговаривать с ними все открыто. L'unico modo è dire tutto apertamente. То есть вы поедете в другую ситуацию. Cioè dirgli voi finirete in una situazione che è diversa. Вот. Там как бы, ну все, конечно, все доброжелательные, но все равно это другая ситуация. Tutti vi voglio bene, ma è comunque un'altra situazione. Вот. Это как бы, окей. Scusate. No, va bene. Это, да, там вам будет сложно. Farete fatica. Вот, но главное, что для вас нужно, да, importante. И важно, не потеряйте своей заинтересованности, с которой вы работали. La cosa importante è che voi non perdiate quell'interesse con cui avete lavorato. Потому что будет интересно вам, будет интересно всем. Perché così sarà interessante per voi, se sarà interessante per voi, sarà interessante per tutti. Вот. И постарайтесь, как бы, это, и еще это возможность увидеть, как это делают вот в других местах. E inoltre anche la possibilità di vedere come fanno questo lavoro in altri posti. То есть надо объяснять цели этой работы. Cioè bisogna spiegare gli scopi di questo lavoro. Объяснять трудности этой работы. Spiegargli le difficoltà di questo lavoro. И объяснять методологию этой работы. E spiegargli la metodologia di lavoro. Потому что да, она другая. Perché sì, è un altro tipo di lavoro. Ma infatti su questo, seppure riscontrando insomma il tipo di difficoltà che dice lei e di cui io so anche di avere in parte una responsabilità perché magari invece che portare solo quei ragazzi ho allargato poi anche ad altri la classe, a volte le classi intere, quindi però io ho visto proprio due questioni che quello che cioè il valore grandissimo che ha per un ragazzo appunto dire di fronte a tutti quello anche un pubblico di gente strana, ma laddove ci va dietro, e tra l'altro questa cosa fa colpo tantissimo. C'erano due professoresse, mie amiche, strane a tutto, sono capitate lì,
e loro sono rimaste colpite esattamente da questo, cioè che dei ragazzi si possono alzare di fronte a un pubblico di estranei, compresi adulti, e proprio per quello che gli è accaduto, cioè in forza del tipo di dialogo che hanno instaurato col testo, possono dire di fronte a tutti. Quindi questo sicuramente è un dato che c'è. Oppure penso a mie due studentesse che sono venute alla tavola rotonda, quindi dopo la conferenza, al pomeriggio, con quelli che scelgono proprio di continuare a star lì, e loro sono rimaste sconvolte, ma di livelli unici, tant'è che è nata di schianto l'amicizia tra loro due. Una è una ragazza marocchina, Waiba, l'altra è la più bella di tutta la scuola, che va in giro a fare la vamp ovunque. Sono diventate di colpo amiche lì nella tavola rotonda, perché loro non si capacitavano di come fosse possibile ascoltarsi così tra estranei. Questa cosa a loro l'ha fatta proprio impazzire, e hanno detto: noi pensavamo di sapere cosa vuol dire ascoltare, invece ci si è reso conto proprio che noi non abbiamo mai ascoltato in tutta la nostra vita. E quindi secondo me dobbiamo aiutarci appunto a fare in modo che le difficoltà, gli aspetti negativi, se vogliamo dire così, non gettino un'ombra su le cose che però hanno un valore. Penso che l'unica via d'uscita sia quella della consapevolezza, cioè, anche condivisa appunto, perché non è questa cosa che dice lei ha sempre colpito, dire tutto apertamente, è vero, siamo anche noi primi invece che cadiamo un po' nella trappola di addolcire, di stare su un altro livello insomma, stare su un altro livello, a volte anche quello della star che va a fare in Agdakak, mia Martina, prego. Io sono ultimamente i miei ragazzi mi dicono sempre, ma i studenti, ma i ribetta che tra tutto, il lavoro in classe, tra le letture, la tavola rotonda, la tavola i quello che gli è piaciuto più in assoluto è la tavola rotonda. Sì, è vero. Io penso che sia, ovviamente, quello che comunque abbiamo fatto in classe, con la classe. Tu dove insegni? A Brescia. È un liceo È quello che abbiamo fatto in classe, però aperto altri, come si diceva prima, non si conoscono direttamente, pure si sono visti in questi anni. Ultimamente devo dire che quello è un momento veramente molto illuminante. E perché secondo te? Perché cioè la libertà con cui intervengono. La possibilità che loro facciano un lavoro di interloquire tra di loro e con la stessa libertà che si diceva prima, perché a mio avviso sentono che accade qualcosa, dire la fila anche di qualcosa che è accaduto e che lì accade, che rispetto a cui non ci si può sottrarre. Perché
comunque sia ogni volta cacci in sistema, perché è vero la sindrome dell'insegnante, quello che mi hanno detto fino adesso. Ma c'è anche il sindrome, vada avanti in un altro sistema. Sarò capace questa volta. In andate di un mese, avete un gatto tosso, mi ha palucizzato di tagliere. Quando vedi che lo... A cantati. Lo dici te. Ma poi quando lo vedi che lo... Sono più bravi di te. Sto anni, luci si bia. Nel... usare il metodo nei loro lavori, ti dici sono un semplice strumento, ti tengo per me ti presto gli strumenti e sono normale che rimando a altro, però c'è questa consapevolezza anche in nutriente tutto ciò, c'è qualcosa che accade presco di niente rispetto a cui uno non può sottrarsi, non so come dire. Anche ora va, ti dico, che ogni anno ti dice qualcosa, fa troppo molto bene, c'è il lavoro, cucciare un caprosso, fra volte, le sue smaguri, nei due, nei due, ti dico. E poi dopo ti ritrovi una canzone canzone rispetto a una cosa che dici no. Ti abnaro, ci vesti non puoi farne a meno, cioè non è che... E l'altra cosa... Gli anima bue, bella. Che l'ho detto qualcuno, ma l'ha detto la mia collega di inglese, ma è a Caglietta che ha sempre fatto con noi, l'ho detto. Il cattore è a Sigdara, butta a Snami. Quest'anno l'italiano è esterna, no? C'è una collega esterna di italiano, non ero io. È all'esame. All'esame di maturità. La premia, il tuo esame è nata il Camissi, prima davanti per italianiche letterature, nei sette scuole. E i ragazzi... Questa mia bella Angela, c'è anche a me stessa scuola, a mia bella Angela, due più padovani. Hanno relazionato su questo progetto perché... Ucinichi, per noi... A Citi Valis, papo due tra proietta. Noi nella scuola lo facciamo anche come alternanza scuola-lavoro. La busta di Anas, nutri scuole... 30 ore che si devono fare in classe. Cazzo, per cluccio un drugomo proietto, che tu avvisati nella scuola, связан с работа и учеба. Peraltro anche questo chiesto mi dà consiglio di classe, no? E te io non so mai, ta pridumala, ta mi paprasili su erco, su di capire. E mi hanno detto, Angela, visto che tu fai questa cosa, non possiamo, in un liceo, fare la cosa. Comunque, fatto sta che questo insegnante ha chiesto che cosa fosse questo progetto, la mia collega della illustrato e ha chiesto di farlo per lei anno. Io ti preparavate per prossimo giusto per proietti. Significativa. E mi è caso che tu ci sgnacci mai. Quindi un passavoce interessante. A tom, sto mie ci ritmina c'è a fadit che ti fuchi interesse a ne a ciò che interesse. Come ha partecipato la tua collega di inglese? A CAC per preparare la tua come progetto di informazione per lei. Nel senso che veniva per lei, non facevo lavoro con il progetto di informazione no, per lei. Lei faceva per sé. Ah, di formazione. Formazione perché anche... La nata della stessa studente mi ha tassia. Sì. Quindi uno può... Sì, sì, anche successo. Io ho trovato 4 anni per dire, anche se dalla classe, insomma, puoi partecipare. Dopo, ovviamente, avendo le classi in comune, lei veniva anche a convegni, i bambini. Paetamo, Cadilla, Tacino, si è conferenze. Faceva gli agganci in classe, quando c'era la possibilità. Cagabria, ma è molto che Cadilla sia studente, mi ha tutto. Questa cosa non so se è chiara a chi non ha mai partecipato. Sì, chi volesse il dolce, tiramisù, frutta fresca, meringa col cioccolato, sorbetto al caffè, gelato alla panna. Bisè? Per me frutta fresca, per favore. Come lo dice frutta? Devo prenderla quando dici. Hai capito Tatiana quando dici frutta fresca per favore? Così bello. Mi viene voglia di prenderla. Frutta fresca per favore. Ma io non ho detto
Дизайнер всегда хочу. А, но все еще больше я хочу. Попроска. Йода мне. Magari io non ho mai partecipato alla sperimentazione, vi dico giusto due parole per darvi un'idea. Vai, Slova. Ah, io non vuoi per rivedere? Svolge due momenti dell'anno, principalmente. Uno di solito in ottobre, Tatiana viene, facciamo un seminario per insegnanti prevalentemente, in tre città, Modena, Brescia, Mirandola, e ora. Con la partecipazione più piccola del qualche ragazzo dell'alunni, qualche ragazzo, qualche ragazzo solo più interessanti, molto più interessati, sì. Interessati, sì. Però prevalentemente per gli insegnanti, poi ogni semestre se vuole invita qualcuno, ma proprio che voglia essere lì. E lei vi propone di lavorare su un testo, dei testi, e poi presenta il suo metodo di lavoro per quel, cioè, come approccio al testo. Dopodiché gli insegnanti iniziano a lavorare o oltre per sé, perché vale anche appunto come momento di formazione, quindi non è obbligatorio fare la sperimentazione didattica, o lavora per sé e poi propone anche ai ragazzi di lavorare. Chi aderisce, perché non è una proposta obbligatoria come abbiamo visto, gli studenti che aderiscono poi anche in misura diversa, magari questa si può approfondire più tardi, fanno delle relazioni, chi vuole fa una relazione su qualcosa che l'ha colpito, che poi presentano alla conferenza che c'è a marzo. Sempre nelle tre città facciamo tre conferenze dove i ragazzi parlano. A partire più che da qualcosa che ha colpito, dai punti di non comprensione del testo, quindi il lavoro che uno ha dovuto fare per cercare di rispondere alle domande che gli sono nate dal testo. A partire da quello che dal metodo proposto. Sì. E lì lei poi fa domande, nasce tutto un dialogo di solito tra lei, i ragazzi, quelli che dal posto sentono e vogliono chiedere, che è tutta una cosa sempre molto bella. E poi il pomeriggio di quel giorno c'è questa tavola rotonda, per cui chi vuole lì è proprio volontario, ci si iscrive, magari anche non per forza chi è stato la mattina, però di solito magari chi è stato ed è particolarmente interessato a proseguire si ferma. Quindi questo è per darvi un attimo l'idea. Volevo dire com'è andata quest'anno, perché c'è stato, è stato proprio una modalità nuova. Perché quest'anno abbiamo fatto la sperimentazione al pomeriggio. Quindi proprio con chi voleva hanno potuto scegliere tra due progetti. E quindi è venuto chi ha scelto quel progetto. E diversamente dal mattino, questo ci ha dato la possibilità di lavorare insieme in classe, cioè proprio nel momento di lavoro in due colleghe. In più, siccome era un PON, un progetto europeo, ha partecipato una docente che si era iscritta, perché a volte partecipa ai PON e questo le era piaciuto, una collega di Modena, di un'altra scuola che non conoscevamo, più due colleghe che sono venute come loro formazione, quindi sono venute non con la classe. E questa modalità è stata molto bella, molto interessante. Anche per me, perché non ho fatto solo io, non ho condotto solo io il lavoro, abbiamo lavorato insieme. È stato molto bello vedere come la mia collega lavorava con i miei studenti. Sei un'altra classe che non aveva i docenti, che ha scelto il progetto. E quattro suoi. Были шесть моих студентов, некоторые, которые не из наших групп, и четыре своих студентов. Però erano anche di varie classi. Там было в совокупности примерно 20 студентов из разных уровней школы. E questa modalità è molto interessante. И это была очень интересная работа. Soprattutto per il lavoro fatto dalla collega.
в связи с той работой, которую мы делали вместе с коллегой. И per il fatto che era scelto dai ragazzi, в связи с тем, что ребята выбрали такую работу. Sulla conferenza volevo dire che в связи с конференцией я хотела сказать, что però per quei ragazzi, secondo me, li mette dentro anche un lavoro più grande. No, non ho capito. Quella tensione che i ragazzi attenzione. Hanno. Attenzione. Есть какое-то напряжение у ребят, и это напряжение la metti dentro qualcosa cioè, più grande. Li mette dentro a и благодаря этому напряжению они обнаруживают себя внутри какой-то работа, которая больше. E soprattutto per dei ragazzi come i miei, che sono и для моих ребят, molto sfiduciati, которые не очень верят в себя, molto bella di такая возможность великая, потому что они чувствуют себя способны a dire qualcosa, способны сказать loro. О себе. Grazie. Mentre la tavola rotonda, almeno quest'anno poi si è visto tantissimo, в этом году, во время круглого стола, ha fatto venire fuori proprio quelle cose я заметила, che что это возможность, nella vita, чтобы они задавали вопросы, которые у них есть в связи с жизнью, то есть прямо экзистенциальное место для экзистенциальных вопросов. Per cui queste ragazze incalzavano sulla questione dell'amore. И поэтому девушки постоянно спрашивали по поводу этого вопроса любви. Proprio incalzavano, non era più una они lezione. Прямо спрашивали, еще раз это было не лекция, это было нечто другое. Quando alla fine abbiamo parlato di questo come per dare una valutazione insieme, когда потом вместе старались вынести суждение об этом, loro hanno apprezzato moltissimo il fatto che ci fosse un legame con la vita. Тот факт, что там был какой-то связь с жизнью. La mia domanda è следующий. Cioè quest'anno è stato una circostanza eccezionale. Этот год был как такой чрезвычайная ситуация. Per il PON, però потому ho capito что это было все связано с этими европейскими проектами. С другой стороны, я поняла, что именно такой способ работы это помощь к работе. E vorrei capire come si può. Поэтому я хотела бы понять. Cioè, favorire questo, ecco, как cioè, можно, favorire questa modalità di lavoro. Помогать этому способу работы. Ecco, no, anche una cosa verso fine mi viene in mente. Magari il fatto che Laura possa prendere visione anche di questo progetto. Ah, questo чтобы Laura видела, essere, как этот проект европейский работает, потому что это может стать примером для всех. Con le dovuti cambiamenti, però. In questa понятно нужны будут изменения. Спега cos'è il PON? PON, это европейские проекты. Che vengono appunto realizzati con fondi europei которые финансированы Евросоюзом su grandi temi с великими темами ad esempio il nostro era sulle competenze di base sviluppo delle competenze di base наш проект связан с как это sviluppo развитие базовых компетенций. Quindi lettura, scrittura. Поэтому чтение и письменность. Più l'aspetto trasversale del lavoro insieme. И также там важно вот этот комплемент работы совместно, комплемент совместной работы. La scuola partecipa con partecipa a questo bando. Scuola участвует на грант. Facendo un progetto. Или проект, пишет проект. E poi viene fatta una graduatoria dando dei punti granta, caso di progetto получает некоторые баллы. E se la scuola ha un punteggio alto riceve finanziamento. E quindi tutto di finanziamento. E quindi noi per questo progetto abbiamo avuto il finanziamento. Для такого проекта нам выдали финансирование. Per quest'anno, sì. 30 ore. На этот год. Sono progetti di 30 ore. Это все проекты рассчитаны на 30 часов. О, 60. О, di 60. Либо 30, либо 60. Наш проект был основан на 30 часов работы. La meglio. Ma qual era la su cosa facevate leva per aderire, per collegare i ragazzi? Perché esempio che tra i ragazzi gli veniva in tasca qualcosa per venire al pomeriggio. Как вы уговорили ребят? È dentro una modalità, no, perché vabbè, l'impianto della nostra scuola, scuola è strano. In nostra scuola ho una особая struttura. Prevede delle ore di laboratorio curricolari. Там есть некоторые часы практики, лаборатории.
e però loro potevano fare un laboratorio di informatica. Anima che li vivrà, taxi, taxi, un laboratorio poi diciamo, le ore le dovevano fare, come farle la erano 14 i miei, 23 quella. 24 all'inizio, poi non è riuscito a fare. Ma dopo viene pagato l'insegnante, giusto? Viene pagato l'insegnante. Camu a placci, vai a placci, vedi qua da vantiglia. Sì, pagano. Sì, no, nel senso che... Valentina Gaet, mo c'è buita placci, vedi qua è una situazione per cui non sappiamo. Situazione d'estate, ce ne paghiamo. No. Sì, no, lo dico con Laura perché sui pagamenti... Sì. Abbiamo un problema, la notte. Altri? Drughie? Io dico una cosa piccola, ho partecipato anch'io all'incontro di Brescia. A domani con Brescia, a tu già c'è la strisci Brescia. Io ho fatto fatica a coinvolgere i ragazzi spontaneamente. Era una classe abbastanza pigra, diciamo. Spontanea, carta presivazione, ribeat, patamuscia, avete classi, è niente stato scena le nibie. Però comunque è vero che è un avvenimento. Adinaca, pravda, tu facto, sabitie. In realtà la prima volta siamo andati a Mirandola perché per la data. Mi piacerà riuscire a una conferenza di Mirandola. E quel giorno lì se lo sono ricordati tutti, quelli, sono venuti in tre o quattro ragazzi. Prima, paritrici, tiri, uccinichi. La sfumatura. No. No. Ipsie, zapomni. Quindi hanno chiesto loro di venire. Anipa, Brasilice, durante il viaggio, quasi spontaneamente si sono messi a leggere i noti di Anipa. Aninaccia, l'età spontanea città di Bielionoce. Con una certa anche interpretazione. I dati starali staccavati, gli sadavali vaprosi. Quindi sono arrivati lì già diciamo carichi. E poi sono rimasti stupiti da quello che è uscito. Il parasilato sto. Tant'è vero che uno aveva fatto anche una domanda. Я Денис них даже вище вопросов. E quindi per questi ragazzi c'è appunto l'incontro, il viaggio, cioè è stato un evento. Для них и встреча, и дорога, чтобы туда доехать. Это все были события. Poi io loro insomma non siamo riusciti a fare che continuasse questa cosa, quindi loro se la sono un po' persa. Quando c'è stata la conferenza coincideva, era molto vicino alla loro gita di classe. Conferenza badata quella ucemblisca che però io sono venuto la nidele di classe sa всей группой. Io sono venuto lo stesso a Brescia e poi invitati. Dopo le altre cose quando sono stato lì, secondo me la conferenza di Brescia quest'anno è stata molto ricca, molto bella. Io ho subito scritto, telefonato e loro sarebbero stati disposti comunque a venire un'altra volta a Modena, a Mirandola, però dopo c'era un'interrazione, però comunque gli era rimasto in mente l'interesse. Они не приехали, но у них этот интерес где-то остался внутри. Quindi io lo proporrò sicuramente quest'altro anno. Я уверен, что будет anche delle, una classe che diventerà una seconda. Non so se riuscirò a coinvolgere quelli della quinta. Я не уверен, что получится. Nelle novelle perché l'avevano già fatto quando erano in terza. Последние группы, потому что тот же те же самые тексты над ними работали, когда они были на третьем курсе, поэтому я не знаю, получится ли с ними еще раз работать по тем же. Но мы же можем менять. Possiamo anche cambiare contenuto. I testi? I testi, sì. Cioè, scusa, no, perché dicevo, il fatto dei racconti rascasi è anche ovviamente legato al libro, no? Libro rascasi в том числе связано с тем, что выходит книга, и поэтому это хорошая возможность. Però noi abbiamo sempre lasciato la possibilità a chi vuole di lavorare su altro, di partecipare, magari voglio dire sì, tu li hanno già letti, vuol dire che comunque arriverebbero
non digiuni, non estranei, però tu potresti farli lavorare su qualcosa d'altro. E poi fanno... Ha detto che avrebbe letto i demoni. Nieta tre scasali, sto lieta, infatti è recitato biesi. Vediamo che mi dice. Aspetta, scusa. Scusate, poi nel libro ci sono anche dei racconti su cui non abbiamo... Ah, gli estacci rascasi, in realtà sono anche in miniera. Prova a dire un attimo quali sono i racconti del libro. Cacchietta, rascasi. No, non c'è. Non ci sono nel libro dei racconti su cui noi non abbiamo lavorate. Вот, это просто отрывки из дневника. Ci sono dei pezzi del diario di uno scrittore. Которые необходимы для понимания тех рассказов, над которыми мы работали. Che sono indispensabili per capire i testi dei racconti su cui abbiamo lavorato. Ok. Quindi si può anche fare che uno lavora su altro. Поэтому можно и работать над другим текстом. No. Oppure. Oppure. Oppure per esempio anche il premier di quinta. Mai studenti, mai школе беспятого курса, vieni noci уже vieni экзамен на втором. Non для них. Come dice la Tatiana, una rilettura. Это было перечтение. Paragone alla prima lettura. Повторное чтение, и они сравнивали вот это повторное чтение с первым чтением, потому что они прошли какое-то время. Loro sono altri, sì. И они все эти годы работали этим способом, поэтому для них это было возможное сравнение. Для меня это очень, мне кажется, что это очень важно и очень значимо. Если я могу сказать нечто не как преподаватель, если я думаю, я попробую думать о ребят, то важно выбрать текст, который одинаковый для всех, потому что если он приедет и там рассказывают о каком-то тексте, который он не читал, ему уже и так сложно. То есть пусть будет как такое предложение, на котором все могут работать. Фина не согласна. Бреше это всегда немножко утрудняет все. Она говорит, мои тоже счастливы, когда они слушают, когда рассказывают о том, что они, на котором они уже работали. После дверей пора. Да, конечно. Мы как есть как бы работы, очень хорошая работа, когда все читали один текст, всем интересно, все в теме. C'è un tipo di lavoro che è molto bello quando tutti hanno letto lo stesso testo, tutti ci hanno lavorato sopra e tutti sono dentro il tema. Но если в это, так сказать, счастливое гнездышко. Ma se in questo meraviglioso nido felice. Вот, приезжает. Ecco. Приезжает человек. Arriva una persona. Который читал то, что они читали. Che ha letto quello che loro hanno letto. Но читал еще что-то другое и об этом рассказывает. Ma ha letto anche qualcos'altro e racconta di questo qualcos'altro. Мне кажется, что это тоже очень хороший, так сказать, очень хорошая возможность. Mi sembra che anche questa sia una possibilità molto bella. Вот. Потому что не здесь есть некий, так сказать, некий посыл такого замыкания. Закрытие. Да. Perché qua c'è un po' un'idea di chiusura. Вот. Как бы мы все тут, вот, так сказать, посвященные с одним текстом. Siamo tutti iniziati a uno stesso testo. Вот. А тут вдруг приезжает человек, который дает перспективу. И all'improvviso arriva un'altra persona che ci dà una prospettiva. Смотрите, а есть еще, а есть больше. E dice, guardate, c'è qualcos'altro, c'è qualcosa di più. Я не думаю, что они так прям все уж сразу испугаются. E io non penso che tutti si spaventino subito. Вот, там, да, и убегут. E scappino subito. Вот. А просто это, ну просто это будет по-другому. Semplicemente si inizierà, sarà una cosa diversa. Вот, но это тоже вполне возможный вариант. Ma anche questa è una variante assolutamente possibile. Потом.
Второе, Seconda да? Cosa. У нас три конференции. Abbiamo tre conferenze. Просто можно будет подумать, для какой конференции, так сказать, где там более зрелые, допустим, участники и преподаватели. Si potrebbe iniziare a pensare quale conferenza, ad esempio, dove ci sono gli adulti, gli insegnanti e i ragazzi più maturi. Вот, и которые захотят, чтобы к ним приехали люди. Che possono avere il desiderio di avere каким-то выходящим за delle persone textami. Che portino qualcosa che è più largo dei testi che sono profondi. Вот. А для кого лучше вот всё-таки остаться вот и поговорить, да, о том, что a parlare di quello что читали все, да? Che hanno letto tutti. Как бы не ворошить. Senza stare a fare cose strane. Не возбуждать лишних желаний. Senza turbare, senza provocare altri nuovi desideri. То есть не обязательно выбирать город по принципу нам туда ближе ехать. Non è che dobbiamo per forza scegliere la città secondo il principio ci impieghiamo di meno ad arrivarci. Cioè non guardarmi così. Lo so che la luce è grande. Mi aspetto che sia baciare. Ci siamo tutti sono umani. Un po' pelosi. No, però su questa cosa. Aspetta, scusa. Su questa cosa mi sembra sempre decisivo ritornare al principio di prima. Cioè il fatto di dire tutto apertamente. Tutto apertamente. Perché effettivamente così, noi ce lo dimentichiamo sempre. È una cosa che è bene ricordarci tutte le volte e ogni volta. Perché quando è molto diverso quando i ragazzi gli viene detto anche che cosa implica una scelta, un'altra scelta, che situazione si può trovare avanti. Sicuramente questo è un grosso aiuto. Siamo noi tante volte che ci capitiamo un po' dentro, cerchiamo di barcamenarci, cioè cerchiamo di risolvere tutto per loro. Infatti. Они сами прекрасно могут сказать. Mentre invece sono loro che possono benissimo dire. Что они хотят? Quello che vogliono. Хотят ли они вот этих сторонних, так сказать? Se vogliono queste persone che parlano di altri testi. Интересно ли им или им интереснее, чтобы все сосредоточились на этом? Oppure se preferiscono concentrarsi tutti su un unico testo. В отличие от вопроса о времени, это можно даже проголосовать. Differentemente dalla domanda sul tempo, sull'orario, questa domanda si può anche votare. Si può anche sottoporre a votazione. Sì. No, volevo dire che la mia preoccupazione di poco fa non era per una chiusura. Я хотела сказать, что то, о чем я волновалась, о чем я говорила, это не связано с закрытием. Ma perché? То, что меня волнует, i ragazzi, связано с тем, quando escono dalla scuola, что ребята, когда выходят из школы, чтобы пойти на конференцию, они уже чувствуют себя как пионеры. Quando ascoltano delle spiegazioni, и когда они слушают объяснения cose che conoscono, о том, что они знают, si sentono valorizzati. Они чувствуют, что им придадут какую-то ценность, sentono, что они важны. Non di sapere, nel senso они чувствуют, что они знают, но не в глупом смысле этого слова. Они чувствуют что, просто, sì, что их ценят. Volevo dire che Cristina ne già il fatto di dalla classe, dalla propria scuola andare что a sentire una conferenza не связано со школой, с каким-то профессором, который говорит о некоторых вещах, которые они владеют, и с которыми они говорили в классе, это имеет ценность. Scusa, quel che hai detto prima invece. Mi piace ciò che tu ci stai cioè, all'arancia e sto. Quello che tu hai detto dei limiti del fatto che uno a ограничения связаны. Un aspetto che è vero che c'è. Это все дозвольно. Эти ограничения, проблемы, они все равно есть. È una competenza in più, un aspetto, un fattore. Mi sento viso. Tu sei da viso. Sai. C'è tantissimo. Intervenire di fronte a tutti, parlare con tutti. Come se cavare insieme, cavare su sui fusci, è tema di posta. Qual è un deserto, diciamocelo sinceramente. Scuola è pustinia. Sì,
Sentiamo chi non sa nulla, se ha desideri, cose. Se volete. C'era Ira, scusa. Io хочу добавить о том эффекте. Volevo aggiungere una cosa. Который привносит другие тексты на конференцию. Sull'effetto che si ha quando si portano degli altri testi alla conferenza. Даже если ребенок совсем не читал текст. Anche se uno dei ragazzi non ha assolutamente letto un testo. Как правильно сказала Татьяна. Come ha detto giustamente Татьяна. У нее появляется перспектива еще чтения. A lui compare davanti a lui una prospettiva di lettura. То есть тут два момента. Cioè ci sono due aspetti. Первый. Они хотят прочитать еще что-то, что не читали. Il primo, che gli viene voglia di leggere qualcosa che non hanno ancora letto. А второе. Il secondo. О чем они практически всегда говорят после конференции. Ed è quello che loro sempre dicono, quasi sempre dicono dopo le conferenze. Ну, например, о том, что вот мы-то говорили об образе преступления и наказания. Dicono, ad esempio, abbiamo parlato di questa immagine in delitto e castigo. А вот там вот в другом тексте. E invece lì in quell'altro testo. Об этом образе. Di questa stessa immagine si dice. Там это все может быть по-другому. In un altro modo. Может быть похуже. Oppure in maniera simile. Но у них работа уже начинается на самой конференции. Ma già dentro la conferenza inizia un lavoro per loro. Вот. И мне кажется, что это очень интересно. E mi sembra che questo sia molto interessante. Потому что, ну, во-первых, они практически не замолкают, покуда мы едем до дома. Это perché innanzitutto loro in un'ora e mezza di viaggio per arrivare a casa non stanno mai, non stanno più zitti. А во-вторых, они сами начинают искать тему. E inoltre iniziano loro stessi a cercare un tema per la conferenza successiva. Вот так расширяя образовательное пространство. E così si allarga lo spazio educativo. Поэтому мне вот этот особенность нашей конференции очень нравится. Per cui in realtà a me questa particolarità delle nostre conferenze piace molto. Я хочу еще сказать два слова в связи с тем, что Ира сказала. Voglio dire ancora due cose rispetto a quello che ha detto adesso Ira. Важная вещь, которую тоже мы должны осознавать и дать ученикам осознавать. Perché è una cosa importante di cui noi dobbiamo renderci conto per poi far rendere conto anche i ragazzi. То есть то, что конференция. È il fatto che la conferenza. Это не демонстрация успехов. Non è la dimostrazione dei tuoi successi. Вот. А это демонстрация di successi. А просто следующий этап работы. Ma semplicemente la tappa successiva del lavoro. То есть на котором тоже еще что-то происходит. Cioè una tappa in cui ancora avverrà qualcosa. Которая мне что-то дает. Che mi dà qualcosa. В которое я что-то вложила, принес свое. Nella, alla quale io sono venuto portando qualcosa di mio. Но смысл не в том, что я, так сказать, выступил и упал. Ma non nel senso che ho fatto il mio intervento e poi dopo sono scomparso, caduto. Вот. А в том, что, так сказать, я принес свое, но я еще должен взять то, что принесли все остальные. Ma nel senso che io ho portato il mio e devo prendere di quello che hanno portato gli altri. Вот, и вот это вот конференция. E questa è una conferenza. Вот. Вот. Мне кажется, это тоже то, что надо как-то проговаривать. E mi sembra che questo è quello che in qualche modo bisogna arrivare a dire. Когда мы как-то готовим их к конференции, quando да? Quando li prepariamo alla conferenza. Вот, потому что вот Кристина уже несколько раз повторила, да, надо проговаривать, надо проговаривать. Perché come Кристина più volte ha ripetuto oggi, bisogna dire tutto, bisogna dire да. Tutto. Да, потому что как бы есть очень многие вещи, которые мы считаем понятными по умолчанию. Perché ci sono delle cose che noi riteniamo per scontate, che si capiscono senza in maniera scontata. Вот, а нет, как бы таких вещей почти нету. Ma invece queste cose praticamente non esistono, cose che sono scontate. Особенно сейчас в современном мире. Soprattutto adesso nel mondo contemporaneo. Вещей, которые всем понятны по умолчанию, просто не существует. Non esiste niente che sia chiaro a tutti scontatamente. Вот. No, io mi stavo chiedendo se rispetto alla forma della conferenza, quando tu hai ipotizzato il fatto che si potesse
creare anche un tempo più disteso. Сказала, что можно придумать форму, anche форму, время diversa. Совместные работы, которые отличаются от конференции. Possiamo non decidere. Может, это не надо сейчас, в этом году, ma magari per l'anno dopo ancora. Может, для следующего, ну, через год. Però il fatto che possa esserci una possibilità di due giorni. Было какое-то место, какое-то возможность двухдневной работы с ночевкой. Io non lo escluderei. Я не против. Я бы не исключила такую возможность. Per me sarebbe... Для меня? Non. Molto avventuroso per i ragazzi. Приключение для ребят. Durante l'anno. Можем начать думать в этом направлении. Si può iniziare a pensare in questa direzione. Cioè, o fuori, Liba, nel senso sabato e domenica, vnie, dove almeno c'è una volta, tu sei nel sabato e воскресенье, oppure Liba daje внутри школьного расписания. Perché ci sono altri progetti che prevedono questo, которые внутри которого предусмотрен такой двухдневный. A me non piacerebbe. Как вариант? Come possibilità? То есть, una variante. Мы сейчас ничего не предрешаем, мы как бы просто мечтаем. Cioè, adesso non stiamo decidendo niente, stiamo solo sognando. Фантастикando. Значит, допустим, мы провели конференцию. Ad esempio, abbiamo fatto la conferenza. И после нее участники конференции. E dopo la conferenza i partecipanti. А может быть участники всех трех конференций. Forse i partecipanti, которые делали доклады. E tra le conferenze quelli che hanno fatto i loro interventi. Вот, съезжаются в одно место. Vengono in un posto. И продолжают разговор. E continuano questo dialogo. Вот. Mesto, ma bello. Due giorni. Ma solo due giorni. No, due giorni. Però questo potrebbe unire Eta, il fatto che fai qualcosa lì. Можно как-то соединить тот факт, что ты делаешь какое-то мероприятие в городе, то есть есть возможность участия, открытого участия, и это проще всем участвовать. И poi però, но fai il secondo giorno. Via. Такой si момент, когда pullman, все уезжают. Bellissimo. Bellissimo. Sarebbe bellissimo questo. Irina dice, noi arriviamo. Voi arrivate anche voi. Sì. Aerei che volano sul cielo. Samaiolo. Italiano. E poi qualcuno si fa esplodere. No, perché c'è un mio amico. Questa non la traduco. Iniziamo a sognare come si può dire. Io mi faccio esplodere. A proposito di Cicinia, non è pronto. Abbiamo ancora qualche minuto. No, se ce ne scacca minuto. Sta lei. No, io ho paura. Lei ha paura. Anna Bai, possiamo parlare della paura. Anna Bai, stiamo già parlando. Prova a dirla bene un attimo come. Dai, scagli il suo strach. Io sono in punta di piedi. Ya staiu. Alla finestra. Uakna. Aperta sulle stelle. Sì, ho proposto alla mia seconda le notti bianche. Я предложила группе работать над белым ночам. Non ho avuto il coraggio di applicare il metodo. У меня не хватало смелости работать с методом. Потому что я очень боялась, что я не смогу его владеть. Però è successa una cosa strana e meravigliosa. Strane e prekrasne vesci. Due mie alunne. Due dievecchi si sono innamorate classe, они влюбились di Dostoevsky. В Достоевском. E mi hanno chiesto. И спрашивали мне. E io gli ho parlato di questa summer school. Я рассказывала про летнюю школу. Però poi di nuovo ho avuto paura. Но потом я заново побоялась. Per cui sono in questa и поэтому я в очень странной ситуации. Poi bastante. Немножко неловко. А почему ты так боишься пользоваться? Perché hai paura di usare questo metodo? Perché ho paura di non riuscire a gestirlo. Потому что я боюсь, что я не могу его владеть. Di non essere preparata. Что я не готова его владеть. Penso di dover fare molte summer school. Мне кажется, что мне нужны еще многие летние школы. E conoscere
Luce, Знать, хорошо, Достоевского. Прямо из фильма, да, все? Proprio come nel film. Мы еще не готовы. Но siamo ancora pronti. Terribile. Ужасно. Нет, ничего, на самом деле ничего ужасного. Non preoccuparti, niente terribile. Просто нужно осознать. Però bisogna rendersi conto che è come nel film. И начать. E iniziare. Grazie. Un consiglio. Angela, o Angela Saviet. Magari portali senza dirgli niente. Ti ничего, ti им говори ничего. Quelli che vogliono. I pregrassi, anche хочет, или если хочешь даже без класса. Татьяна. На объяснение Татьяны, потому что... Потому что там для меня что происходит, что они меня учат. Insieme, то есть они учат, понимают, да, понимают этот метод и начнут его применять. Но мне кажется, это даже очень сложный путь. Mi sembra che questo sia una strada molto difficile. Вот. Потому что есть еще простой путь. Perché c'è una strada ancora più semplice. Если преодолевать вот это свое ощущение неготовности, да, se superi questa tua sensazione di essere impreparata, то можно просто не объявлять. Так, сейчас мы будем работать методом. Allora non è che c'è bisogno di dire bene, adesso lavoreremo col metodo. А просто брать и начинать. Ma semplicemente iniziare a lavorare così. Это как раз тот случай, когда можно не декларировать. Questo è proprio uno di quei casi in cui non è che c'è bisogno di dire fin dall'inizio tutto lo scopo. А просто начать что-то делать с текстом. Semplicemente iniziare a fare questo lavoro col testo. А потом сказать, ой, ребята, знаете, что мы сделали? E poi dire, ragazzi, sapete cosa siamo, abbiamo fatto? Вот. Mi allaccio. Я меня связаны вопросы. Insegno inglese. Я преподаю английский язык. In una scuola superiore, quindi... В школе, в лицей. Non posso lavorare su Dostoevskij nelle mie ore. È fattibile. Cioè, a me interessa proprio sentire le amiche, colleghe che dicono il lavoro bellissimo in classe, non si ricompone dopo. Cioè che venga fuori un lavoro bellissimo in classe è eccezionale, mi viene da dire, perché tante volte si rischia noi di fare queste lezioni a dei ragazzi che ti guardano e non dicono niente. Я не ничего тебе не говорят. Questo mi ha portato qui. И это причина, по которой я здесь. Perché evidentemente come insegno o come insegniamo la letteratura, как мы преподаем литературу, раз на 10 e allora mi interessa poter applicare questo anche nella letteratura straniera, che è ancora più difficile perché parli con i ragazzi in una lingua che non è nella mia, è la loro. Non potrebbe essere Harry Potter. Vai, pensa che io ho letto l'anno scorso Harry Potter in prima. Ed è molto difficile. È stato molto bello per i bravi, ma oppure perché l'ho proposto io in quel modo lì, che io spiegavo loro. Может, я так это предложила, это я им объяснила. Мы в этом году у нас была первая лекция по Гарри Поттеру. Abbiamo fatto una prima lezione su Harry Potter qua in Italia. После чего участники решили, что мы будем теперь о каждой книге разговаривать. Dopo la quale i partecipanti hanno deciso che ogni anno parleremo di un libro. Вот. Но теперь еще Кристина сказала, что да, одной мало. Ha detto che uno è troppo poco. А давайте одна осенью, другую весной. I ragazzi hanno detto no, uno all'anno è troppo poco. Facciamone uno in autunno e uno a primavera quando lei viene per da. То есть, cioè, как бы нам уже некуда деваться. Non possiamo nasconderci più. Вот. И начнутся эти вот лекции. Stanno iniziando queste lezioni. Inizieranno queste lezioni o questo qualcosa che non abbiamo ancora capito. Che cosa sarà? Вот. Да. Quindi io posso partire. Quindi tu puoi partire.
Saranno, saranno sicuramente al pomeriggio. E tabù di etocna, quindi con chi potrà e vorrà venire dei tuoi. Siamo tutto coce che stai scrivendo, mostra una chat. Quella lì però dovremmo fare il castello veramente. Lì bisognerà capire perché la, la formula del primo incontro è stata semplicemente quella di domande. A partire dalla lettura, tutte le domande che... Adesso si se mantenere questa forma, mantenere più o meno questa forma adesso. Io ho pacane e tamur fino a stare. Poi vediamo. Ma fatto un gesto smotri. Harry Potter era destinato a tutti ancora, sulle ragazze delle medie. No, no, ah, questo Harry Potter è ragazzi appassionati. In realtà è partito da ragazzi di il gestino. Che siccome continuamente mi sentono dire, parlare questa casattina, chi è che non è, a un certo punto ho detto sì, ma gli erano i ragazzi ma se la conosce perché la gente la faccia Pasquale con Cristina passando alla scasina tra casattina, 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 non dava quindi, niente, quindi sono andata verso minuti e poi lei ha fatto un piccolo accenno a Harry Potter a Annie e che i tambi la cagata faccia toccato il problema che tu era Matitiana cavaliera di Harry Potter i tambi la cilosse per cui si trovava su Anizia di God, Padeceram, Strisciani, Cittani, Rasgavari. E dopodiché il canze canzoff c'è stato un incontro pubblico cittadino. Pubblicine a Striccia, Gavsi Vugorada. Però allora hanno detto no, c'è solo venuta voglia adesso di andare ancora più a fondo. Tra l'altro c'erano e noi все время начинаем tutto questo время. В общем, все встречи о Гарри Поттере, gli incontri su Harry Potter проходят под лозунгом это надо читать на английском. Tutti gli incontri su Harry Potter iniziano con questa sua frase, tipo slogan che dice bisogna leggerlo in inglese. È vero. È bellissimo, è scritto una divinamente. Una pizza prospada, bacissima. Bacissima. Va bene, grazie. Grazie a voi.